ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul, con i saldi. Sono iniziati i saldi e oggi ho deciso di fare questo video. Allora, sono stata da Calliope. Eccolo qua, che è una nota catena di negozi simile a Stradivarius, a Bershka, Zara, e sono stata all'Alcott. Sono due di quei negozi che a me piacciono tanto, di solito spendo molto da loro. Infatti io all'Alcott, prima dei saldi, ho comprato la pelliccia, quella là che vedete sempre su Instagram, quella color crema, diciamo che è una pecora, non è una pelliccia, però mi piace tanto e non l'ho neanche pagata tanto, tipo 50 euro, quindi veramente un ottimo prezzo per quello che comunque mi tiene caldo. Ho acquistato alcune cose, tra tutte anche questa felpa che ho indosso, ma ora ve la faccio vedere anche nell'altro colore in cui l'ho presa. Non vedete le targhette perché lo shopping è stato fatto una settimana fa, non sono riuscita a girare il video, quindi alcune cose le ho già indossate, lavate, però tipo qua dentro ho conservato scontrini, targhette, bla bla bla. Allora, primissima cosa, iniziamo. Felpa che ho addosso, Alcott, l'ho presa sia in nero che in rosa, è una felpa basica, vedete è un po' stropicciata perché la devo stirare, questa è una M, quello che indosso oggi invece addosso è una S. Non ho trovato la M in nero e quindi ho preso la S, mi va un po' cortina perché vabbè, essendo 1,75 ho un busto un po' più alto, l'ho pagata 5,99 euro. Sono comodissime, sono basiche, sono belle, sono comode, comunque vanno bene con la tuta, vanno bene col jeans per tutti i giorni, veramente per un look easy è più che perfetto. Io le uso tanto, soprattutto tipo oggi andrò in palestra, io quindi già ho messo la tuta, così quando arrivo là devo solo cambiarmi, cioè sono più comoda nel cambiarmi e quindi nell'infilarmi poi il leggings con il top e andare ad allenarmi. Seconda cosa che ho preso all'Alcott è questa felpa. Questa qua però è una felpa vestito, si vede che è più lunga. Che taglia è? S, questa qua va bene, cioè diciamo quelle là che uno utilizza con i leggings, e le trovo comode perché quando non sai cosa indossare o tipo ti senti gonfia, che ne so, c'hai il ciclo, sei depressa, ti infili questa con i leggings sotto, un paio di stivaletti o i boots di quelli là con la lana, per intenderci, e si è perfetti. Io li amo molto anche con i leggings di pelle sotto, perché ho un paio di leggings di pelle con dei fiori rossi applicati e questa mi piace sempre tanto. Poi li metto sotto i boots, quelli là sono della Zwicky, con la lana, e sono bordo, quindi faccio un po' di contrasto e mi piace tanto. Se vi interessa vi lascio una foto dell'outfit su Instagram, così la potete vedere. L'ho pagata 7,95 euro, stava 15,95 euro, scontata forse il 30%, comunque l'ho pagata 7,95. Le felpe invece le ho pagate 5,95 euro, quindi 6 euro. Poi cosa ho preso? All'Alcott ho preso questo abitino gessato carino, ha questa manica un po' più corta perché io poi sotto ovviamente metto una maglietta nera, quelle là giro basiche. Mi piaceva perché qua di lato ha la banda con i bottoncini, non è strettissimo, non si apre, i bottoni ovviamente sono finti, è una S, scende un po' più a scatola, quindi è anche molto comodo, quindi non è troppo aderente, quindi non è un abito stretto, comodo per tutti i giorni. Poi gessato a me piace tantissimo e l'ho pagato 12,95 euro, stava tipo, se non erro, 20 euro 21 euro, quindi diciamo hanno messo un po' più di sconto perché giustamente dovevano comunque gettare fuori e quindi smaltire
il prodotto. Allora, poi da Calliope invece, da Calliope ho preso i pantaloni della tuta. Allora, non sono amante di quelle tute extra large, quindi un po' che ti ingoffano. Amo le tute slim, perché se ci devi uscire magari sei anche carina, però non sono strettissime come i leggings e quindi ti danno, cioè non, c'è la possibilità di non doverci per forza mettere la felpa lunga sopra o la maglia lunga sopra, quindi diciamo non sono strettissime. Queste mi piacciono tanto perché uno, sono riuscita finalmente dopo anni a trovare un brand che fa i pantaloni S ma li fa lunghi. Io che sono 1,75 ho il problema dei pantaloni, quindi i pantaloni mi vanno sempre corti, così invece riesco con la S ad andare bene, quindi mi vanno belli bene di taglia ma bene anche di lunghezza. Sono questo modello qua, basici, con l'elastico sotto, un po' più stretto di gamba, però non sono aderenti, anche perché poi a una certa il calore del corpo tende a farli allargare, quindi diciamo a farli diventare comodi. L'ho preso in nero, l'ho preso in blu cobalto e l'ho preso in bordeaux. Sono la S, come dicevo, e Calliope Basic, quindi sono i modelli basici. Non sono felpati, però mi stanno bene perché io le cose poi troppo pesanti mi soffocano. Costavano 19,90 e li ho pagati 7,99 euro. Questo è lo scontrino del pantalone. Vi faccio vedere questo scontrino perché? Perché oltre a questo modello ne ho preso un altro che mi piace da morire, perché è un modello militare, però è un military chic, molto carino, perché comunque va stretto, comunque tende ad affusolare la gamba ed è in questo colore camouflage. Ha comunque questa cordicina dove c'è scritto you can stop, quindi no, you can stop me, non mi fermare, e mi piace. L'ho già messo, l'ho già lavato, ci tenevo sopra la felpa rosa, e poi invece delle scarpe da ginnastica ho messo i boots e l'ho pagata anche lui 7,99 euro, però questo qua ha preso la M, non ho preso la S di questo modello qua, perché calzano un po' più corti, mi calzavano, cioè per una questione proprio di lunghezza ho scelto di prendere la M solo per questo, perché questi sono un po' più corti rispetto invece all'altro modello, che la S mi andava diciamo lunga perfettamente. Ultima cosina che ho preso sempre da Calliope è questa, voglio girare perché l'ho lavata. E perché l'ho messa domenica, sono stata ad un compleanno e quindi ho messo questa maglietta. Allora, è grigia ma dentro ha delle venature, delle paillette, micro paillette, che creano queste venature diciamo sbrilluccicose, ma non è eccessivamente, cioè non è un laminato né tantomeno è un brillantinato, sono proprio delle micro paillette che forse riesco a far vedere e che appunto donano luce, anche perché essendo un grigio perla con queste paillette poi diventano ancora più bello e luminoso. Ha uno scollo bello profondissimo come piace a me, perché io non sopporto granché le cose a collo alto perché mi sento soffocare. Mi piace da morire, ho preso la S, penso che andrò a prenderne qualche altro colore perché l'ho visto anche in bianco ed era bellissimo e c'era anche in senape. L'ho pagato 9,99 euro. E questa la S, e prima stava, se non erro, stava, doveva stare tipo una ventina di euro o 19,90 e l'ho pagata 9,90 euro. A me piace proprio tanto, poi scende bene, non ingoffa ma allo stesso tempo copre, quindi se avete un pantalone, io l'ho messo con il pantalone di pelle, se nonostante fosse più stretto
non mi ingolfava, ecco, però mi copriva un poco poco il lato B, quindi mi piace tanto come calza. Allora, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Queste sono le prime cose che ho comprato con questi saldi. Vi mostro anche, c'è quel rosa che vedete, e lui è l'unicorno della mia veste. Allora, vi mando un bacio, vi ringrazio perché mi seguite sempre in tanti. Sono veramente felice perché comunque il canale sta crescendo e io sono contenta. Vi mando un bacione, vi ringrazio e alla prossima. Ciao ragazzi!